vice segretario, lei ha iniziato il suo intervento con una provocazione. Essere anziano non significa essere malato, quindi la cronicità bisogna gestirla, però bisogna anche prevenirla. Ma certo, uno dovrebbe dichiarare guerra alla cronicità, non soltanto limitarsi a gestirla, no? Per fare questo, al di là di riscoprire la prevenzione, ma anche di promuoverla, non possiamo non tener conto del fatto che siamo un paese di persone anziane con molte malattie croniche. Su questo bisogna un po' rompere gli schemi, però. Molti interventi hanno definito il fatto che forse è tempo di non parlare più di ospedale e territorio, ma di parlare di rete dei servizi alla persona, di cui un pezzo di rete verrà fornito nel setting ospedaliero e un altro pezzo di rete in un setting diverso dall'ospedale. Quindi superare un po' gli schemi, superare un pochettino di non tutti quanti le canne d'organo dei bilanci, no? E cominciare un po' a innovare anche mentalmente l'approccio alla problematica, che noi abbiamo adesso di innovare il paese, che è un paese diverso da quello in cui è stata fatta la legge che oggi ha 40 anni. In questo scenario il medico di medicina generale che ruolo copre? Qui oggi si è parlato un po' di che tiene da una parte, si è parlato in maniera provocatoria di Babylon, no? Sostituiti da un PC. Ma io penso che, diciamo così, dai tempi di Ippocrate, anche un po' prima, ognuno di noi dovrebbe essere curato da un medico. Il medico deve fare il medico. No, è chiaro che quando cambiano i bisogni, un malato cronico non ha tanto bisogno del medico, ha bisogno anche dell'assistenza, ha bisogno di fare della fisioterapia, della riabilitazione, quindi è chiaro che non basta solo il medico per risolvere il problema, no? Oltre al medico bisogna che ci siano altre figure che riescano a soddisfare i bisogni che vengono espressi da persone che oggi, più che essere curate, perché la patologia cronica purtroppo è gestibile, non curabile, no? Devono essere riabilitate. Oggi il problema dei grandi anziani è soprattutto la riabilitazione. Un altro problema però è ad esempio quella della prescrizione dei farmaci per i malati cronici. Pensiamo ai diabetici: nonostante il piano terapeutico, il medico di famiglia non può prescrivere appunto quei farmaci, deve tornare allo specialista. È una tematica su cui la FIMG intende insistere? Assolutamente sì, perché quello lì di fatto limita l'accesso ai farmaci innovativi. Siamo rimasti soltanto noi, no, in Europa non puoi prescrivere delle molecole che già sono vecchie e vengono genericate. E in ogni caso, che si ragiona con i vecchi schemi. Non è che se il farmaco lo scrive lo specialista costa meno che se lo scrive il medico generale. Ovviamente c'è, dal punto di vista del sistema, una preclusione nei confronti della medicina generale, ma è legata al fatto che se noi aumentiamo l'accesso a quei farmaci aumenta la spesa. Quindi non è un problema sanitario, è un problema economico. Allora, noi diciamo, io faccio il medico e sono tenuto a fare il medico e basta. Chi amministra si prende le sue responsabilità, però è poco accettabile che in questo paese continuiamo ad avere amputazioni di gamba e di piedi malati che possono essere curati in maniera migliore con farmaci innovativi. Per concludere, lei ha detto che il medico di famiglia è la chiave al sistema sanitario, la porta al sistema sanitario, però senza chiave e con la porta chiusa non si può fare niente. Quali sono questi strumenti che voi chiedete? Per esempio, in ordine alla lista d'attesa, noi dove stiamo lavorando sono percorsi ospedale territorio, proprio per avvicinare questi due mondi che sono lontani e per facilitare l'ingresso delle persone fuori delle logiche di agenda della lista d'attesa. Oggi la lista d'attesa, il problema non è la lista d'attesa, ma che va in tempi di attesa troppo lunghi persone che non ci possono andare, no? Non avere strumenti per poter gestire il percorso e la presa in carico di quel malato dal mio studio all'ospedale è sicuramente una grave limitazione. Che tutto venga delegato a una tecnostruttura, un mostro burocratico che viene definito CUP, dove praticamente si è numeri, no? E spesso i tempi di attesa di integrazione a quella patologia non sono rispettati e le persone devono ricorrere al portafoglio per riuscire a una prestazione in tempi rapidi. Questo non è accettabile. No, d'altra parte si parla anche dei diritti. Allora sì, noi dovremmo cominciare a smettere di pensare nel fatto che c'è un obbligo per i direttori generali, no? Ma quello invece diventi un diritto del cittadino. Perché l'obbligo di direttore generale, dicevo, un direttore generale significa che io, se al 60% conseguo quell'obiettivo, il 40% non gli ho dato un diritto. Quindi è chiaro che serve questo. Però in questo paese noi spesso ci ricordiamo i diritti e meno i doveri. Nel senso che per un sistema eco-solidale come il nostro, finanziato, giustamente le persone hanno dei diritti, ma anche il dovere, magari, faccio esempi concreti, che per evitare la lista d'attesa o per evitare il ticket vada al pronto soccorso in maniera reiterata, perché quello andare al pronto soccorso in maniera reiterata significa togliere risorse a chi ne ha bisogno, far aspettare persone che non possono aspettare. Quindi diritti e doveri.